Siete pronti per il Cerberus? Ciao Dancers, sono qui per presentarvi il prossimo evento VertiFight in Italia. Sarà il 9 giugno 2013 a Milano e si tratta del VertiFight Cerberus internazionale. Come vedete qui dal volantino ci saranno tre categorie. La prima è il Team Show, per la prima volta internazionale e con la possibilità di avere squadre tra un minimo di 3 ballerini fino a un massimo di 9 ballerini. Traccia completamente personalizzabile, durata massima 8 minuti e ovviamente canzoni che dovranno essere prevalentemente electro dance. Dopo il team show ci sarà la vera modalità Cerberus, il 3 contro 3. Ci saranno delle cose particolari in questo Cerberus, come la possibilità di cambiare ballerini tra una sfida e l'altra e non durante la battle, questo per premiare quelle squadre che hanno quelle crew che sono formate da 4-5 ballerini e quindi si troverebbero col problema di dover escludere alcuni ballerini. In questo modo possono, ruotandosi, far partecipare un po' tutti i componenti della crew. Ovviamente questi componenti che ruoteranno potranno partecipare nel Cerberus solamente con questa squadra e non con altre. Ci sarà una fase a gironi per il Cerberus, quindi sicuramente farete più di una sfida. Fase a gironi in cui ci saranno sfide da 2 turni a testa da 1 minuto, mentre poi nella fase dell'eliminazione diretta, che in base al numero di iscritti partirà dalle semifinali o dai quarti di finale o dagli ottavi di finale, avrà invece 3 turni a testa da 1 minuto ciascuno. Non c'è l'obbligo di coreografie nel Cerberus, ma ovviamente saranno molto importanti le coreografie poi sulla valutazione finale, soprattutto se fatte bene, soprattutto se electro dance. Quando diciamo coreografie electro dance, significa coreografie con il minor numero di contaminazioni da altri stili di ballo. Dopo il Cerberus ci sarà una terza modalità. L'abbiamo inserita negli ultimissimi giorni, si tratta dell'1 contro 1 Golden Electro. Di cosa si tratta? È un 1 contro 1 classico, quindi una battle tra 2 ballerini, però abbiamo deciso di inserire la regola di utilizzare solamente canzoni degli anni 2008, 2009 e 2010, quindi le primissime canzoni che abbiamo ballato nei primissimi VertiFight qui in Italia. Ci saranno 2 categorie, la Pro e la Freshman. Per selezionare i ballerini faremo una selezione unica per entrambe le categorie, in cui ognuno ballerà 1 minuto a testa, e selezioneremo i migliori 16 che andranno nella Pro. E per la Freshman selezioneremo i migliori 8 ballerini italiani e che non hanno mai vinto un VertiFight. Nel caso uno dovesse venire selezionato per entrambe le categorie, cosa che può capitare, dovrà decidere in quale categoria partecipare, se nella Pro o nella Freshman, perché non permetteremo ad un ballerino di farle entrambe, anche perché ci sono solamente 16 posti in una e 8 posti nell'altra. Quindi i Pro partiranno dagli ottavi di finale e invece i Freshman partiranno dai quarti di finale. In entrambe le categorie, in tutte le sfide, saranno 2 passaggi a testa da 50 secondi ciascuno. Queste quindi spiegate nel dettaglio le modalità, poi per tutti gli altri dettagli, come iscriversi, come raggiungere il posto, in che posti posso alloggiare, eccetera eccetera, li trovate tutti sull'evento Facebook o sul sito www.electrodanceitalia.it. C'è un'altra cosa molto importante, ovvero questo sabato 18 maggio 2013, andrà in onda su Sky 820 e su Sky 940 la primissima puntata di Electro Dance TV, il progetto creato da Ga in collaborazione con la pagina Electro Dance Cuore e con me, che ho curato il reportage del programma. Si tratta di una trasmissione di 30 minuti in cui ci saranno interviste, ci saranno reportage sugli ultimi eventi electro dance in Italia e nel mondo, ci saranno degli show, ci saranno dei tutorial, le vere e proprie sfide nel corso del programma che poi voi dovrete votare su YouTube, ma questo poi lo scoprirete nel corso della puntata. Io intanto vi ricordo ancora ore 19:30 sabato 18 maggio per Electro Dance TV, 9 giugno a Milano dalle 12 alle 20 VertiFight Cerberus internazionale, e adesso vi lascio con l'anteprima della sigla di Electro Dance TV. Alla prossima!